Ben trovati con la pagina sportiva. In apertura la querelle che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi dell'Arezzo in queste ore, ovvero la location della festa della vittoria. Oggi un accordo è stato raggiunto in prefettura. Non poteva essere sciupato questo clima idilliaco sorto dopo la vittoria del campionato per uno spostamento di luogo della festa, della vittoria. È vero, festeggiare in Piazza Grande aveva un altro significato, ma purtroppo la concomitanza con Foto Antiquaria ha fatto saltare i piani. La società Amaranto, venendo incontro anche alle esigenze dei tifosi, ha deciso di fare lo stesso l'evento domenica sera, ma il luogo sarà Piazza della Libertà. Queste le parole dell'amministratore delegato Selvaccio e dell'assessore Scapecchi all'uscita dall'incontro odierno in prefettura. È stata trovata una quadra in tutto questo, quindi sì, al momento la fine della riunione abbiamo raggiunto l'accordo, si farà in Piazza del Comune, in Piazza della Libertà, dove ci sarà la nostra festa, ecco, la festa dei tifosi. E allora l'inizio è fissato? Si è fissato alle 19, Piazza della Libertà, come diceva Sabatino Selvaggio, festeggeremo tutti insieme in sicurezza. Piazza Grande, ahimè, non era possibile riservarla per il 30 aprile a causa della concomitanza di Foto Antiquaria che termina alle 18, ma fino alle 20 gli espositori potranno sostare in piazza con i mezzi per sgombrare ovviamente i loro banchi. E questo andava un po' contro le disposizioni di pubblica sicurezza che chiedevano con un congruo anticipo di liberare la piazza. Selvaggio, l'ipotesi stadio è stata scartata? Sì, è stata scartata perché riteniamo che sia più bella farla in piazza e dove c'è sicuramente un fascino maggiore rispetto allo stadio. Lo stadio l'abbiamo vissuto per tutto il campionato, quindi. C'è un dato oggettivo, il meteo non promette bene. Promettiamo noi bene. Nel chi sale e chi scende della settimana, spazio anche alla formazione juniores dell'Arezzo che ha vinto il campionato. Il posto più alto del podio della settimana lo diamo ai ragazzini terribili dell'Arezzo. Zupa e compagni hanno vinto il campionato Juniores e lo hanno fatto con grande disinvoltura, al punto che nella partita decisiva sono riusciti a rifilare 7 gol alla formazione più accreditata, ovvero la Pistoiese. Un plauso all'ottimo lavoro fatto da mister Bernardini, qualcuno di questi è già finito nel giro della prima squadra. E in tema di giovani sale in cattedra anche Ricci dell'Orvietana. La sua doppietta cementa le speranze e salvezza della squadra di Fiorucci e non possiamo sottovalutare Matteo Borgia, che ha fatto la differenza nella partita tra Tau e Arezzo. Nella lista dei cattivi della settimana ci va il Castello, che gradualmente sta scivolando verso il campionato di eccellenza. Cercare certe scorciatoie per arrivare al risultato pieno, francamente, poteva essere evitato. L'Arezzo, intanto, non ha onorato la sua recente vittoria in campionato e si è preso una vacanza in Garfagnana. Non gli è stata da meno la Pianese, che ha mollato gli ormeggi contro l'Ostia Mare. A proposito, radiomercato da Bonuccelli in direzione Livorno con Francesco Cangi nella stanza dei Bottoni. E parliamo di un evento culturale che si sposa con il calcio, lo scudetto del Cagliari, e uno spettacolo teatrale tutto da vedere. L'appuntamento è per domani sera al Teatro dei Ricomposti di Anghiari, dove verrà presentata una commedia incentrata sulla vicenda umana e sportiva di Luigi Gigi Riva e lo scudetto del Cagliari vinto nel 1970. Uno spettacolo tutto da vedere con la figura predominante di Rombo di Tuono, ovvero Gigi Riva, così lo chiamava Gianni Brera, il giocatore che preferì essere la bandiera di un'isola anziché cedere al contratto miliardario con le grandi società del nord. Appuntamento le 21. Ha ormai assunto una dimensione internazionale con formazioni provenienti dall'estero, numeri in crescita per il torneo giovanile Rhaetian Cup che tocca la 11ª edizione. Dal 9 all'11 giugno le più importanti società di calcio, dilettantistiche e professionistiche si danno appuntamento in città per l'11ª edizione della Rhaetian Cup, torneo giovanile organizzato dall'Olmo Ponte. Numeri in crescita con 32 squadre partecipanti, 16 club under 12 professionisti e 16 under 13 dilettanti, con la manifestazione che assume una veste internazionale con formazioni provenienti dall'estero, due dalla Slovenia e una dalla Francia. Quest'anno abbiamo quasi raddoppiato
raddoppiato i partecipanti e nonostante tutto non siamo riusciti ad accontentare tutte le richieste che ci sono pervenute e purtroppo mi scuso già con le squadre che non abbiamo potuto ospitare. Le partite si disputeranno sui campi dell'Olmo Ponte e dell'Arezzo Football Academy, sui quali saranno puntate le telecamere di Teletruria, media partner del torneo. La festa avrà inizio dal venerdì. Alle ore 21.30 in piazza del Comune faremo la presentazione ufficiale del torneo con tutte le 32 squadre partecipanti, dunque prevediamo di avere alcune migliaia di persone alla presentazione del torneo e poi rifaremo fare un giro per tutta la città. Non solo calcio, il torneo fornisce un assist concreto al turismo e alla promozione del territorio. 700 ragazzi ma 3.000 persone perché alla fine i ragazzi vengono accompagnati dai genitori e dagli staff tecnici delle società e quindi tanti giorni ad Arezzo, tante strutture ricettive appunto occupate. Al fianco del Arezium Cup c'è anche la prima edizione, sempre con veste nazionale, di un altro importante torneo, anche in questo caso un'ottima adesione. Certo, il primo Città di Arezzo che verrà svolto il 27 e 28 di maggio, sempre con molte partecipanti professionistiche, dunque per noi è un orgoglio. È partito invece a Quarata il torneo giovanile che ricorda la memoria di un giovane ragazzo che troppo presto ci ha lasciato. Lorenzo Cerofolini aveva solo 21 anni, la sua morte alla vigilia di Natale dello scorso anno lasciò tutti interdetti. Era un ragazzo solare che amava la vita e il calcio in particolare, una questione di DNA. Il nonno Giovanni, detto Nanni, era stato per anni dirigente del primo piano dell'Arezzo Calcio. Anche il padre Paolo, mosso i primi passi in maglia amaranto nei dilettanti, ha giocato anche nel Foiano di Paolo Indiani, come ci ha ricordato lunedì sera nel corso della puntata di Sottorete. Il torneo, il primo memorial Lorenzo Cerofolini è stato organizzato grazie a Daniele Cantaloni che è il presidente del Capolona Quarata, grazie a Sergio Vanneschi vicepresidente responsabile del settore giovanile e Roberto Meozzi che è il coordinatore capo del settore giovanile del Capolona Quarata. Senza loro non avrei potuto mettere in piedi questa cosa che è nata per ricordare Lorenzo che era un grande appassionato di calcio. Io ancora ho tanti amici nel calcio e mi permetto di salutare mister Paolo Indiani che è stato anche mio allenatore a Foiano tanti anni fa. Il torneo è composto da 26 squadre di cui 4 professioniste che sono Fiorentina, Perugia, Empoli e Ancona e le altre invece sono tra i migliori settori giovanili della Toscana e dell'Umbria. Non nasconde la sua soddisfazione per la vittoria il trainer dell'Arezzo Calcio Femminile Emiliano Testini. Mister, vittoria importante e meritata, partita che si è messa subito bene con una giocata non casuale, quel lancio in verticale che spesso provate e che oggi ha portato subito a sbloccare il risultato. Sì, dai, ci eravamo allenati, ci eravamo preparati, ci prepariamo tutte le settimane a quel tipo di giocata, sappiamo che abbiamo una calciatrice che ha certe caratteristiche, cerchiamo di sfruttarla al meglio, quindi mettiamo in pratica quello che diciamo le qualità delle giocatrici ci mettono a disposizione e cerchiamo di fare il massimo di quello che ci viene dalle ragazze, le indicazioni che ci danno, quindi la partita si è messa bene. Purché sapevamo di incontrare una squadra che nell'ultimo periodo ha fatto tanti risultati, ha battuto anche squadre importanti e comunque sia gioca bene a calcio, è un sistema di gioco che comunque sia per il nostro gioco ci poteva dar fastidio e ci poteva mettere in difficoltà, quindi abbiamo cercato di fare un tipo di partita preparato per poterle mettere in difficoltà, ci siamo riusciti e alla fine poi il merito è delle ragazze che sono andate in campo. La partita di oggi è cominciata sotto i migliori auspici, dopo 14 secondi hai firmato il gol del vantaggio, nella ripresa ti sei ripetuto dopo 40 secondi, quindi sei felice per la tua prestazione, ovviamente per questi due gol che valgono tantissimo. Sì, abbiamo lavorato tanto in questo periodo su questa palla in profondità, è venuta subito alla prima giocata, perciò bene così, subito anche nel secondo tempo era importante dare un segnale importante per mettere la partita nella direzione giusta. Siamo molto contente perché adesso tiriamo un altro sospiro di sollievo.
È la tua seconda doppietta consecutiva, 12 gol in campionato, il bottino sta diventando, insomma, di quello che ci si aspettava. L'obiettivo dei 10 gol è stato raggiunto, adesso non ci fermiamo, andiamo avanti, magari ne raggiungiamo un altro. E chiudiamo con un flash sulla Chianina, che quest'anno avrà una parte dedicata anche ai bambini, un'iniziativa che nasce da un progetto che svilupperà attraverso un incontro nelle scuole, un concorso di disegno, una pedalata rivolta alle famiglie per stimolare fin dai primi anni di vita all'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare, oltre che come strumento per divertirsi e stare insieme e conoscere il territorio. E tutto questo sarà poi realizzato attraverso una competizione, o perlomeno una manifestazione non competitiva, nell'ambito appunto della Chianina storica, in programma da venerdì a domenica 18 giugno. È tutto con lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.